Cari amici navigatori di Lucera Web, il brano del Vangelo di questa domenica ci presenta ancora un intervento forte di Cristo a favore di chi? Ancora di una famiglia. E questo è un argomento molto importante che Cristo tiene molto a cuore, quindi anche noi cristiani dovremmo tenere a cuore. Bene, durante un matrimonio viene a terminare il vino. Il vino nel linguaggio biblico, ma anche nel nostro linguaggio quotidiano, rappresenta la gioia, no? E quindi in questa famiglia viene a mancare la gioia. Vedete un po' come, di fronte a questa situazione di difficoltà, noi come reagiamo? Di fronte alle difficoltà di una famiglia, difficoltà di coppia, difficoltà con i figli, quindi il quotidiano, il nostro quotidiano, noi cristiani come reagiamo? Beh, onestamente la risposta è un po' deludente. Spesso quando una coppia va in crisi, lo sapete il mediatore chi diventa? È spesso l'avvocato. Noi cristiani abbiamo dimenticato che di fronte alle difficoltà del quotidiano, della nostra vita, di tutti i giorni, anche quelle piccole, Cristo è la risposta. Ebbene, Cristo non si fa attendere, interviene e trasforma l'acqua, le acque, in un vino buonissimo. Ebbene, cari amici navigatori, anche noi di fronte a tutte le difficoltà familiari. La famiglia non ha bisogno, di uno stipendio più pesante, di un assegno familiare più forte, più grande, ma la famiglia ha bisogno di Cristo. In ogni famiglia c'è bisogno di Gesù Cristo nel rapporto fra marito e moglie, con i figli, e noi, Cristo lo mettiamo sempre da parte. Spesso Cristo è l'ultimissima spiaggia. Bene, iniziamo a prendere confidenza nel quotidiano, iniziamo di fronte alle difficoltà familiari a chiedere l'aiuto di Cristo. Ed è bello in questo Vangelo che l'aiuto di Cristo giunge attraverso la Vergine Maria. E anche questa è un'altra confidenza che noi cristiani dobbiamo riprendere. Riprendere confidenza con la Vergine Maria e attraverso la Vergine Maria giungere a Cristo per tutte le nostre difficoltà quotidiane. Bene, cari amici navigatori, ora magari se nella nostra vita non possiamo più dire cameriere champagne perché è finito pure il vino, sappiamo come fare. Di fronte alle difficoltà serie del nostro quotidiano, il cristiano ha la risposta in Cristo. Riappropriamoci di questa risposta facendo entrare nella famiglia la parola di Dio e la preghiera. Buona navigazione in Cristo.